L'abbiamo fatta. Comunque non so, adesso penso che quasi quasi. Such a long and twisted journey, it's time for a homecoming. Come, my friends, let us end where we began, in my Arkham Mansion. Allora, io pensavo al momento di upparmi questo su YouTube e volevo far aspettare un attimo che passasse un po' di tempo, più che altro per anch'io così non mi ricordo bene le cose, e farvi una seconda run dove salviamo la dottoressa, quella che abbiamo perso nel Gregge di Algedi. Perché farvele tutte e due insieme, stavo pensando che in effetti, forse, cioè magari per chi non è riuscito a vederlo adesso, potrebbe essere interessante da vedere su YouTube. Magari taglio giusto le parti dove tossisco, se riesco. Solo quello. Andiamo. Oh, bene. Allora, direi che la chiusura della partita ce la facciamo così proprio. Mettiamo avanti lui. Lei e lei, per forza. Allora, pistole a tutte e tre intanto. Non ho tre pistole, perfetto, iniziamo già bene. Allora. O mettiamo avanti lei, che di solito era più potente, era bella potente, stavo pensando. Eh sì, quello è vero, però allo stesso tempo mi viene anche il dubbio che. Non lo so, mi sta venendo un po' di dubbi su come procedere. Però non abbiamo neanche più ammo del fucile. Quello potrebbe essere un problema. Magari il fucile non lo metto. E gli metto una pistola normale. Potrei anche fare così. Sempre meglio che niente. Questo qua fa 5, 6, 10. Quello lì fa 5-7. Le mannaie le metto comunque, perché abbiamo scoperto che sono belle potenti. Magari a lei gli metto questo che dalla cosa che gli dà un po' più potere all'attacco, che non sarebbe male. E metto le cure qua. La guarigione mi ha scoperto che è ottimo come libro. Quindi lo tengo, lo metto là. E facciamo così, lasciamo così. Che succede, Pooh? Direi che potrebbe andare bene così, direi che potrebbe andare bene. Potremmo o lasciare tipo quattro spazi oppure metterci ancora questo qua delle cure. Anzi, forse è meglio mettere questo qui, danno di attacco da corpo a corpo maggiorato. Che potrebbe essere ottima come cosa, perché contando che hanno solo pistole sicuramente dovremmo andare anche corpo a corpo. Ah, ok. Che ne pensi, Dragons? Direi che potrebbe andare bene così, no? O così o metto ancora questo qua della guarigione qua, però poi avremo solo due spazi. Non lo so, sono un po' indeciso. Ma sì, facciamo così, dai. Lasciamolo così, vediamo un po' cosa succede. Al massimo riniziamo il livello se siamo proprio messi di merda. Vediamo. Welcome home, my dear friends. Usually you go back to the beginning when you lose sight of your story. This place feels different. Like the story's changed or taken a tragic turn. Essie. Let's find Professor Tillinghast and stop her. Yes, please come and join me. Together we shall marvel at the gifts of Shub-Niggurath. We should make sure we're prepared before we head into the house. Ok. Ragazzi, livello finale.
Per quanto sia allettante l'idea di prendere l'auto e scappare da questa follia, ci sono delle questioni da concludere. Ok. Tra i fiori c'è una lettera indirizzata a voi, miei cari amici. Quando vi ho invitato qui per la prima volta, quel fatidico giorno era per estendervi un invito, unirvi alla nostra gloriosa missione, prendervi parte del nostro gruppo. Tra tutti i miei numerosi sodali, avreste sicuramente apprezzato l'onore di essere tra i primi a sperimentare la prossima fase dell'evoluzione dell'umanità, quella resa possibile dalla sua gloria. Ahimè, vi siete dimostrati indegni della mia fede. Non avete fatto che respingere la sua bellezza, distruggere i suoi doni. Eppure non è troppo tardi per pentire dei vostri errori. Potete ancora unirmi a me, Wilhelmina Trigger, Tigerast. Che ci pensino i Ghostbuster? La castagnera nuova di zecca. Ammo, ottimo. Bende. No, aspetta. No, sono full, sono full. Sbagliato. Bene, bene, benissimo. Bene, ma non benissimo perché dobbiamo trovare ancora un po' di cosina, secondo me. Oh, si vede poco poco, ragazzi, poco poco che ci stanno, che dobbiamo fare una boss fight. Ci sta andando armi su armi, ma proprio poco poco si vede. Ah, questa è più potente di arma. Aspetta un attimo, sposta su di lui. Perché? Ah, lei c'ha il potenziamento sulle armi, mi sa tanto. Ok, va bene. Eh beh, mi sorge il dubbio che avrà 100 di vita. Cucina della follia, chiaramente sbloccato, quindi mi ha letto tutti gli affari delle ricette. Sulla panchina c'è un foglio di carta consunto con qualcosa scritto sopra. Le gocce di pioggia hanno reso illeggibili alcune parole qua e là. A giudicare dai bordi consumati del foglio su cui è scritta, questa doveva essere una delle ricette preferite della professoressa. 3 rognoni di pecora, 30 grammi di burro, 30 grammi di farina, una tazza d'acqua. Un cucchiaino di erbe aromatiche, sale e pepe. Spellate e tagliate a metà i rognoni e fateli dorare nel burro. Quindi incorporate la farina, aggiungete l'acqua, le erbe aromatiche, il sale e il pepe. Quindi fate stufare lentamente fino a cottura per circa 60 minuti. Servite in un piatto caldo con il sugo. Non è mai venuta la voce che volevo fare, ma va bene. Ottimo. Oh. Carabina, non ce l'abbiamo, cazzo. Ma intanto questo lo prendo, poi vediamo se non ci serve o meno. La porta sarà chiusa, dentro non sentite niente. La possibilità di Ting si nasconda qui sono poche. Ok. Ok, Dragons. Portati il piatto in camera, così te lo guardi. Fai prima. Allora, sì, questo qui lo lasciamo così. Pooh, comunque, ci sei, Pooh? Sentite qualcosa che si muove lì dentro, potete solo immaginare ciò che nasconde. Tillinghast deve aver portato con sé alcune di quelle piccole creature della palude. Eh sì. Eh sì, facciamo così. Equipaggiamo però questo al momento. Equipaggio. Mi sa che è saltata di nuovo la connessione di Putres. Agonia. Preferisco guarigione però. Madonna che figo però sta nebbia qua davanti, fa molto Silent Hill. Guardate che figata. Precipitamento deve essere terrificante. Dovete procedere? Davvero procedere? No, aspetta un secondo. Salva. Si sa mai. Ok. Vai. Sì. Not another one of those monsters. Not just another one. This one is different. This one is the professor herself. There you are at last. Yes, I am quite different from those ordinary reborn. Beh, oddio, in realtà, nel senso, l'immagine del personaggio è un uomo, però va bene. I am her
chosen, her nearest worshipper. Soon you will join me in her adulation. Ia, ia, Shub-Niggurath. 50, così poco? Veramente? Veramente così poco? Aspettavo molto di più. Ok, allora, vai. E spostiamoci indietro. Perché la stronza verrà a rompere le palle, sicuro. No, aspetta. Spostati indietro anche tu. Se potete, ragazzi, allontanatevi. Guarigione al momento non ci serve perché nessuno di loro è messo male. Vediamo cosa farai. 1, 2, 3, 4 e arriva comunque da noi. Va bene. Fattibile. Al momento. Però secondo me ci avrà più di un'evoluzione. C'ho sta sensazione. Ok. What? Cosa? Cazzo è fase 2? È la Madonna! È la Madonna! E che cazzo è? No, ragazzi, non mi dite che è Cthulhu. Me lo chiedo anch'io. Is that thing Professor Tillingest? At last, my promised maternity is nigh. Behold my transcendent child and become free. Madonna. Yeah, Shub-Niggurath. What has she become? It's unspeakable. Eh sì, lo penso anch'io. No, aspettate, non ho capito. Cioè, scusatemi. Aspetta un attimo. Ah, posso combattere direttamente anche contro di lei? E proviamo. Per capire un secondo. Tanto mi allontano sicuro. Mica so scemo. No, io voglio seccare lei. Anche per un pelo. Io voglio provare, ragazzi. Magari moriremo, ma voglio provare. Ok, quindi cos'è cambiato? Lei non può attaccare. Ah, lei si è curata. Cazzo. Ah, perfetto. Perfetto proprio, direi. No, ho sbagliato. No, ho sbagliato. Non dovevo fare sta cosa. Porco il mondo. Che pirla che sono, che pirla. Allora, aspetta. Ma sti qua attaccano direttamente corpo a corpo, quindi sono fattibili da tenere. Ho capito come uccidere il nemico, però... È un attimo complicato, un attimino che cerchiamo di far tutto, no? Sì.
Allora, praticamente bisogna seccare lei, colpire sempre lei per prima, e poi ogni volta lei gli tolgono praticamente punti dal cucciolo scuro. Facciamo passi piuttosto. Lei cosa può fare? Cazzo, 9 di danno. Cazzo. Ok. Non posso curare. Ah, posso però colpire due volte. Fammi un secondo pensare. Facciamolo. Quanto danno prendo? Ah, però posso allontanarmi così. Cazzo, però. Facendo così. Eh no. Rimango comunque in traiettoria. Vabbè, fa niente. Facciamo 4, sbatto i coglioni. Aspetta. Vai. Ottimo. Lo sapevo che prendeva danno. Vabbè. 4. Anche qua siamo punto a capo, eh. Però sarebbe da farlo, sto a fare qua. No, fammi seccare lui, va. Aspetta però. Ok. E prendo comunque danno, vabbè. Tu cura sicuro, proprio, ma come se non ci fossero domani. No! No, mi sono curato da solo. No, no, ok, no, giusto, mi sono curato lui. Mi ha detto una cazzata. Posso curare di nuovo però. Curiamo sempre lui. Bene, ottimo. E allontaniamo. No, aspetta, non allontaniamoci. Mettiamoci un po' più in qua, che è meglio. Ora c'è lei che si deve curare, quindi prende potere da lui. Giusto? Ho visto bene prima, infatti. Bene. E lui che cazzo fa? Ci lancia gli schifi. Perfetto. Ok, allora. Wilhelmina. Mi allontano un pochino, ma sì, per quello che posso allontanare. Come hai finito i proiettili, cazzo? Ok, ricarica sti proiettili, per favore. Porca merda, aveva finito i proiettili. Aspetta, allontanati anche te un attimo. Stavolta spariamo con lei. Incrociamo le dita di riuscire a fargli più di 9. Cazzo, gli ho fatto 6. Porco 2. Vai, ok. E adesso danni ne prendiamo. 3 di danno, ok, fattibile. 6, aia. Come non vedi critico? Aspetta che non vedo, cazzo, chi cazzo hai colpito. Ah, hai colpito lui, porco due.
E lui ci lascia. Porca merda. Bene. Allora. Intorno all'8, col 2 di picche. Ottimo. Sì, però intorno all'8 comunque rimane. Intorno all'8 col 2 di picche. Che tipo... Guarigione. Guarigione. Ah, posso farlo... Aspetta. No, scusami. Guarigione. Sull'altro non posso, ok. Forse di dai, allora. Più 5, ottimo. E... ma lei aspetta, come è messa? Mi curo anch'io, vaffanculo. Bene. Non ce l'ho, lo so anch'io che non ce l'ho. Grazie. Ah, attenzione, 13 di 1 di danno gli è rimasto al tipo. 5, ok. E lui che cazzo fa? Cazzo, altri nemici, porco 2. Sapete che potrei fare una cosa a catena? Ci proviamo. Ci provo. Perché in effetti potrebbe essere una cosa interessante. Aspettate un attimo, fatemi vedere una cosa. Attento, o moriamo da stronzi, ma forse la facciamo giusta. E invece no. Non era ciò che dovevo fare, ma va bene. Sì, secchiamo, prima seccare il mostro. C'è solo il mostro, c'è solo zero, c'aveva. È tornato in vita anche lui? Ok. No, aspetta. Ah, ok. Cazzo ragazzi, che bello, mi è piaciuto un botto, anche la boss fight finale. Allora, intanto sono sincero, quando ho iniziato a fare la boss fight finale ci sono rimasto un po' un secondo perché la stavo sconfiggendo un po' troppo velocemente. Poi quando si è mutata e abbiamo dovuto iniziare a fare il combattimento un po' più tattico, e ho capito che bastava prendere l'AI per uccidere il mostro, quello grosso, allora nel senso è diventato più figo. Però nel senso, se era solamente da uccidere l'AI così velocemente, diventava una merda. Però mi è piaciuta la boss fight. Bella. Bello. Sì, ho appena finito adesso la boss fight. Non è stata né per un cazzo semplice. Proprio per un cazzo. Te lo giuro. È stata molto problematica la boss fight.
sì, avevo ragione io. E la boss fight si è fatta su due volte praticamente. La prima volta, come stavo dicendo ai ragazzi, se fosse stato solo quello, la boss fight senza la seconda fase sarebbe stato deludente, perché la stavo massacrando in 2 secondi, lo stavo quasi massacrando. Quando è partita la seconda fase della boss fight, allora è stato già più complicato, però ho intuito subito cosa dovevo fare. Infatti, uccidendo lei prosciugava la vita dell'abominio, e quindi in automatico, ogni volta che lei prosciugava la vita dell'abominio, l'abominio si abbassava di vita, e quindi in automatico arrivava sempre più verso lo zero, e quando arrivava verso lo zero abbiamo visto che moriva l'abominio e moriva lei. Il gioco, ragazzi, per quanto mi riguarda, lo dico già chiaro e tondo, è da 9. Le musiche, i sussurri, le cose, cioè proprio ti immergi completamente nel mondo di Arkham Horror. Proprio, ma proprio, cioè. Sì, equilibrata, bravo. Non troppo difficile, non troppo facile, il giusto. Il giusto, secondo me, come deve essere una boss fight. Che deve essere comunque ragionata, deve essere fatta comunque. Non troppo difficile, ma neanche. Comunque, un personaggio mi è morto, per la cosa che stavo giocando. Quindi, cioè, uno mi è andato pronato. Quindi, comunque, non è stato facilissimo come cosa. Però, bello, bello. Mi è piaciuto molto anche che potesse sparare i cosini. Ho cercato di fare una cosa continuativa, ma non sono riuscito a farlo. Come abbiamo fatto già a New Orleans. Però, devo dire che, ragazzi. Cioè, sono contento di averlo preso questo gioco qua. L'ho preso un po' di tempo fa e mi lascia contento. Mi lascia contento primo perché il gioco da tavolo lo amo. Ce li ho quasi tutti, mi manca forse giusto un paio di quei giochi lì. Il gioco questo qua invece per computer mi ha meravigliato. Mi ha meravigliato per quanto fosse fedele o comunque fosse similare al gioco che ho giocato io da tavolo. Sono belle quando ci sono queste trasposizioni da gioco da tavolo a gioco, diciamo, per PC videogioco, quindi. Però, devo essere sincero, cioè, non ho avuto problemi su niente. Se qualcuno ha da ridire sulla grafica, contate che ho tenuto il gioco a livello medio. Quindi non so se a livello alto si vedessero bene le immagini. Però anche con questa specie di grafica un po', sembrava quasi spennellata. Cioè. Permettetemi il termine, perché faceva molto un po' spennellata, perché da lontano si vedeva come se fosse stato un disegno. Mi è piaciuto lo stesso, proprio perché in realtà è giusto un po' immaginarsi anche quello che c'è intorno, un po' come se fosse una spennellata. E tanto comunque le cose importanti che dovevano trovare erano comunque con un cerchietto, quindi se c'è per forza il cerchietto. Vi confermo che ci ho pensato. Al momento questo qui ve lo però su YouTube, quindi lo vedete anche su YouTube. Presto, magari verso, non lo so, magari verso l'estate o altro, vi porterò invece la versione quella dove libereremo anche la dottoressa, non la Tangegard, lì come cazzo si chiama, vabbè, non la McGranit, ma quella che avevamo lasciato indietro sempre a New Orleans. Così da averci proprio tutti i giocatori, perché ho notato una cosa. Una cosa l'ho notata di brutto, ragazzi, vi spiego. La cosa bastarda, tra virgolette, del gioco è che, ok, tu, nel senso, mentre stai giocando, hai tutti questi personaggi, ma il problema è che con tutti i traumi che hanno i personaggi, più personaggi hai, meglio è, perché così puoi ruotarli in continuazione. E non avendoci la dottoressa, mi sono ritrovato a un certo punto che ho dovuto mettere comunque in campo uno che aveva già 2 traumi. Ed era un po' più complicata cazzarola come cosa, in quel senso lì. Però ne esco da questo gioco contento. Tra l'altro, ragazzi, 3 live, one shot è stato, cioè praticamente. In 3 live avevo finito il gioco. Lo sapete, a me quando mi prendono così tanti giochi, cioè ve li finisco proprio uno dietro l'altro. Cioè le puntate capitano uno dietro l'altra. E sono sincero, mi è piaciuta anche sta cosa che. Comunque, già io faccio poche live, però almeno quando faccio queste poche live riesco a portarvi un gioco tutto intero e questo sono contento. I traumi mi ricordano abbastanza Darkest Dungeon. Esatto, sì, c'è un po' di cose. In realtà Darkest Dungeon penso che abbia preso molto dalla saga di Arkham Horror, eccetera, e di Lovecraft, quindi nel senso, in realtà sono usciti molto prima questi giochi qua che Darkest Dungeon, quindi in realtà è Darkest Dungeon che ha preso da questi.
Però boh, mi è piaciuto molto la cosa che dovevo anche, diciamo, soppesare la vita con la sanità mentale. È una cosa figa, nei giochi, diciamo, di Lovecraft di solito c'è, e mi è piaciuta molto anche questa cosa qua. Abbiamo preso qualche trauma perché era inevitabile, con la cosa che comunque girava in continuazione la cosa dei miti, quindi era inevitabile. Però, ragazzi, bello, 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 bello.